schermo di Scipio se cinta la testa dove la vittoria ne porgo la chiama e schiava di Roma Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, l'elenco di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, di Dio la creò. Vigliancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamcia forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, vittoria chiamò, sì! Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi è una giornata particolare perché in questa tornata ci sarà una doppia cerimonia. L'anno scorso ricorderete che al professor Sancisi è stata data la Home d'Or. In quell'occasione era accompagnato dalla figlia, che abbiamo scoperto essere una diplomatica. Siccome credo che nessuno di noi, oppure pochissimi, abbia un'idea che cosa sia il servizio diplomatico, tranne quello che vedono dalla televisione, leggendo, no, luoghi dove si tramano intrighi strani, questa volta invece c'è qualcuno che ci viene a raccontare qual è la realtà, o perlomeno quello che può dire della realtà del servizio diplomatico. Però questa è la seconda parte. La prima parte, nel mese di novembre, la dottoressa è stata nominata accademica d'onore, però non è potuta intervenire. Quindi oggi approfittiamo della sua presenza per consegnarle il diploma e il medaglione. E se si vuole accomodare qua per la foto. Adesso. Leggere il curriculum. Dottoressa Gabriella Sancisi, dopo la laurea in diritto internazionale 1997 e in lingua e letteratura italiana 1996 all'Università di Leiden, Olanda, Gabriella ha intrapreso nel 1997 la carriera diplomatica presso il Ministero degli Esteri olandesi, dove ha avuto diversi incarichi, nell'ufficio stampa 1997-1999, nel Dipartimento di Tecnologia e Informatica 2000-2003 e nel Dipartimento per l'Europa Occidentale 2007-2009. È stata addetta culturale al Consolato Generale olandese a New York 2003-2007 e è stata incaricata delle relazioni bilaterali tra Olanda e Spagna, Italia, Malta, Portogallo, San Marino e Vaticano 2007-2009. In seguito è stata segretaria particolare del Ministro per l'Europa Timmermans 2009-2010 e del Ministro degli Esteri Rosenthal 2010-2011. Dal 2011 al 2014 Gabriella è stata vice ambasciatore d'Olanda presso la Repubblica Croata a Zagabria. Dal 1 marzo 2014 Gabriella Sancisi ricopre l'incarico di segretario particolare di Sua Maestà la Regina Massima d'Olanda. In quell'occasione, come ho detto, il professore era accompagnato dalla figlia Gabriella, e era seduta lì di fronte e la cosa che mi aveva un po' colpito era che la signora fosse la segretaria della Regina d'Olanda. E allora così gli ho detto, ma senta un po', visto che, fra l'altro presiedevo io ancora anche quella volta, no? Per cui la cosa si sta perpetuando. Era seduta lì e gli ho detto, ma senta una cosa, visto il particolare mestiere, non vorrebbe venire a raccontarci che cosa fa lei? E lei ha detto, sì, vengo, la prossima occasione che capita va. E oggi, l'occasione è arrivata oggi ed è accompagnata dalla famiglia. Una domanda. Parlano neanche italiano o solo olandese o inglese, ok? Lui ha capito perché ho visto che siete, i bambini parlano italiano? Lo capiscono, se si va piano.
Vabbè. Questo l'avevamo scoperto. Oltretutto, la prima volta che venne qua, perlomeno che c'ero io, era amico di un mio antico compagno di scuola che stavolta non ho visto, per cui ho scoperto che lì parlavano in dialetto fra di loro, quindi era una cosa che probabilmente metteva un po' in difficoltà anche me, perché parlavo il dialetto di Sant'Arcangelo, no? Che è un po' diverso da quello di Rimini. E quindi, vabbè, comunque in qualche modo ci se la cava. Oggi la dottoressa, come ho detto, ci parlerà del servizio diplomatico, del servizio diplomatico che la vede, a quel che ho sentito dal curriculum, girare da destra a sinistra per l'Europa e per il mondo. Quindi, non avendo io un'idea di che cosa faccia di preciso un diplomatico, cedo subito la parola a lei perché ci dica, finalmente ci sveli questo mistero, se può. Grazie. Dicevo che ringrazio delle parole molto gentili e anche di questo onore di essere stata nominata membro di questa Accademia prestigiosa di Savignano. Io sono molto legata alla Romagna, sono stata qui per tutta mia vita, da anni che vengo qui in vacanza, ho molti amici che sono qui, molti parenti anche qui, mi ha fatto molto piacere venire qui per questa domenica. Questa mattina a parlare un pochino della diplomazia. Abbastanza detto sul mio legame con la Romagna, non voglio annoiarvi con elogi su Cappelletti e Passatelli, che potrei anche fare, anche se soprattutto quelli di mia zia Tonina, che è qua, sono una cosa che, per cui mi si potrebbe svegliare a qualsiasi ora. Allora, il titolo del mio discorso: valigia diplomatica con partenza dall'Olanda. Qui sul mappamondo non si vede molto bene l'Olanda, per cui ve l'ho indicato con un puntino e con una freccia per segnalarlo meglio. Cosa vuol dire questo titolo? Devo ammettere che il titolo non è molto originale, perché andando su Google si trovano molte referenze a libri e persino film con il titolo valigia diplomatica. Un libro, quello più recente, è quello di Antonio Morabito, un diplomatico italiano, si vede questo qua a sinistra, che nel suo caso, partendo da Reggio Calabria, ha scritto le sue memorie di vari momenti della sua vita e della sua carriera diplomatica. Cos'è una valigia diplomatica vera e propria? È, come penso che avrete visto in televisione, nei film, è una borsa o un contenitore sigillato che si usa per trasportare o per spedire documenti segreti o diplomatici. In essenza, infatti, la diplomazia consiste di comunicazioni tra stati, tra governi, tra popoli, usando lettere, missive, telegrammi, comunicati ufficiali e in questi tempi usando anche i social media. In questo contesto è molto importante non solo il mezzo di comunicazione, ma anche il personale diplomatico, come gli ambasciatori, i segretari e sottosegretari, quando sono in missione in un paese, sia per un periodo breve o lungo, trasmettono i messaggi del proprio governo a quello del paese dove si trovano e viceversa, con l'obiettivo di gestire le relazioni bilaterali tra il loro stato o governo e quello dove si trovano, o tra uno Stato e un'organizzazione multilaterale, come per esempio l'Unione Europea, le Nazioni Unite o anche più piccola come la FAO. Un messaggio diplomatico può quindi essere trasmesso letteralmente su carta o a voce, facendo una cosiddetta démarche, quando si va a proprio parlare con un altro governo, ma anche in modo figurativo. Per esempio, quando un ambasciatore viene richiamato per consultazioni alla sua capitale, anche se sembra un gesto simbolico, questi sono messaggi diplomatici chiarissimi. Non ci sono dubbi su cosa vuol dire ritirare un ambasciatore. Un diplomatico durante la sua carriera avrà un certo numero di incarichi, tipicamente 3 o 4 anni di durata, in vari paesi e nel contesto di varie situazioni. Ed è proprio per questo punto
che si può parlare della valigia diplomatica in un senso più lato, quindi non solo come una borsa per trasportare documenti. Passando da incarico ad incarico e viaggiando da paese a paese, ogni diplomatico raccoglie memorie, esperienze, incontri e ricordi, e in sostanza riempie il suo bagaglio di esperienze della sua carriera diplomatica. Una valigia che sarà diversa da quella di un qualsiasi altro collega diplomatico, ma in un certo senso anche molto simile, perché contiene una raccolta di memorie e di momenti e esperienze uniche. Per questo motivo la prima domanda che si fanno i diplomatici del mondo quando si incontrano è: where have you been posted before? Cioè, che posizioni o incarichi hai avuto? Questo per capire subito se ci sono coincidenze di luoghi o di persone nelle loro rispettive valigie diplomatiche. Vi ho promesso di parlare della mia valigia diplomatica in confronto a quella, quella grande e impressionante del collega Morabito, a cui ho accennato prima. Devo avvertirmi, la mia è del formato bagaglio a mano. Nella mia valigia ci sono tante esperienze e ricordi di momenti più o meno storici, di incontri con diversi personaggi, di viaggi in vari paesi, e oggi ve ne vorrei raccontare alcuni. Ho scelto 5 momenti diversi. Il primo è nel contesto del mio lavoro al consolato olandese a New York. Il secondo è quello delle mie esperienze lavorando sulle relazioni con diversi paesi dell'Europa, come l'Italia e come la Spagna. Il terzo è un altro momento a New York, ma lavorando come segretario particolare del ministro. Il quarto riguarda il lavoro all'ambasciata olandese in Croazia e il quinto è quello del mio attuale incarico come segretario particolare della regina d'Olanda. Su ogni argomento separato in realtà potrei parlare anche una mezz'ora, però o anche di più veramente. Però ho voluto farvi un po' un elenco delle diverse occasioni e prendere l'approccio di parlare di elementi brevi per darvi più idea della variazione del contenuto della mia valigia diplomatica, o come potrebbe essere una valigia. Andiamo subito a New York. Dopo diversi incarichi più o meno brevi al Ministero degli Esteri in Olanda, all'AIA, la mia prima missione è stata all'estero, al Consolato Generale d'Olanda a New York, come console per la stampa e per la cultura. Questa mia missione è stata un'immersione nella storia, la storia di Manhattan, che nel 1600 è stato sotto amministrazione olandese e che nei 400 anni successivi è cresciuta fino a diventare uno dei centri del mondo. Nella città e nello stato di New York ci sono ancora diverse case rimaste di quei tempi, tra le quali la Wyckoff Family Farmhouse, vedete qui, in mezzo al quartiere di Brooklyn, tra tutti gli edifici moderni newyorkesi grandi. Queste case, che vengono conservate con gran cura e attenzione, oggi sono usate come centri pubblici per l'educazione storica, ma anche per insegnare ai bambini della città grande come si fa a coltivare legumi, come funziona una fattoria, eccetera. Esiste anche una copia del battello chiamato The Half Moon, cioè la mezzaluna, si vede qui, mezzaluna, con la quale Henry Hudson, un funzionario inglese della famosa compagnia olandese delle Indie, arrivò in America e scoprò l'isola di Manhattan. Anche questa copia adesso viene usata per scopi educativi. Un compito importante per un consolato a New York è quello di portare all'attenzione del pubblico e del governo locale il proprio paese, le sue possibilità economiche e anche gli artisti che vorrebbero presentare la loro arte a New York. Per questo aiuta avere un legame naturale con la città e dei rapporti personali con la gente del posto. Il nostro compito come consolato olandese è stato facilitato immensamente da un romanzo storico pubblicato nel 2003 da un autore americano, Russell Shorto,
un giornalista che tra l'altro aveva delle radici italiane perché i suoi antenati si chiamarono Sciotto. Il libro si vede qui a destra. Questo libro parla della storia olandese di Manhattan. Ve lo consiglio tra l'altro vivamente di leggere. E ha portato all'attenzione di un vasto pubblico questo stretto legame storico che c'è tra l'Olanda e New York, che allora si chiamava ovviamente New Amsterdam. Sciotto spiega l'origine della diversità e della tolleranza per cui la New York di oggi è conosciuta come collegata alle origini olandesi. In fondo, sostiene Sciotto, le navi che partivano dall'Olanda erano cariche di gente di tante diverse provenienze e religioni, protestanti ugonotti, ebrei, ex schiavi africani, gente povera che non aveva niente da perdere e anche gente ricca in cerca di nuove imprese e avventure. Il fatto che questa gente poi venne ad abitare tutti insieme a Manhattan deve aver dato origine a una gran capacità di andare d'accordo e a molta tolleranza. Il libro ebbe un successo enorme, fu un New York Times bestseller e per noi al consolato olandese questo romanzo di Sciotto ci ha permesso di mettere a fuoco le relazioni storiche e culturali tra l'Olanda e New York, su cui poi continuare a costruire relazioni economiche e politiche. Infatti qui vedete ancora la mappa della punta di Manhattan, dove adesso ci sarebbe il World Trade Center e Battery Park, una volta tutta olandese. Passiamo alla prossima immagine. Tornata in Olanda dopo diversi anni a New York, sono entrata nel Dipartimento del Ministero degli Esteri per l'Europa e per le relazioni bilaterali con i paesi dell'Europa. Non completamente per caso mi hanno incaricato lì delle relazioni bilaterali dell'Olanda con l'Italia, Spagna, Malta, Portogallo, Vaticano e San Marino. Relazioni in sostanza tra paesi che si conoscono da molti anni, che sono stati tra i primi, alcuni almeno, sono stati tra i primi ad unirsi nell'Unione Europea e che, pur avendo delle differenze nel contesto delle relazioni internazionali, vanno molto d'accordo. Il Dipartimento per l'Europa è uno di questi dipartimenti dove, come diceva un mio vecchio capo, si impara il vero artigianato diplomatico. Per esempio, quando si incontrano due ministri di paesi diversi, come potete vedere qui, incontri che spesso non durano più di una mezz'ora, bisogna essere sicuri che in quella mezz'ora viene detto tutto quello che c'è da dire, da discutere e che venga fatta una discussione effettiva. Tocca ai rispettivi diplomatici dei due ministeri, dei due paesi, a preparare e a negoziare in anticipo l'agenda su cui poi si discute. E quindi a preparare anche un documento per il proprio ministro con tutte le informazioni necessarie per essere perfettamente al corrente del soggetto della discussione. Per preparare questi dossier, come si chiamano, il diplomatico nella capitale, nel mio caso era L'Aia, parla con i suoi colleghi nelle ambasciate olandesi, in questo caso a Roma, Madrid, La Valletta e a Lisbona, per avere le ultime informazioni politiche ed economiche. Tutto questo per avere un'immagine più chiara possibile di quello che può essere discusso e concordato durante quella mezz'ora di incontro ad alto livello. Così io ho potuto preparare gli incontri ad alto livello tra il primo ministro olandese Balkenende e il suo collega spagnolo Zapatero, vedete qui a destra, tra il ministro olandese per l'Europa Timmermans e i suoi colleghi italiani Frattini e allora Ronchi, a sinistra, tra l'altro con un ministro Timmermans che parlava tutto in italiano perfetto, e per diversi altri incontri a Malta e in Portogallo. I soggetti di questi incontri variavano dalla possibile partecipazione dell'Olanda all'Expo di Zaragoza nel 2008, al problema allora dei profughi a Malta e all'allargamento dell'Unione Europea. Purtroppo, durante il mio periodo breve in questo dipartimento, non c'è stato un incontro a livello di ministri con San Marino,
Questo sì che mi sarebbe piaciuto. Dal 2009 ho lavorato per 2 anni come segretario particolare per il ministro Timmermans, allora ministro olandese per l'Europa, e in seguito per il ministro degli esteri Rosenthal. Tra l'altro Timmermans, che abbiamo menzionato un paio di volte, è quello stesso Timmermans che adesso si trova in Europa come vicepresidente della Commissione Europea. Un segretario particolare, una parola che mi avete sentito dire diverse volte, è come un assistente speciale che aiuta il ministro nell'eseguire il suo incarico. Si occupa della sua agenda, controlla che il ministro riceva tutti i dossier di cui parlavo prima, per prepararsi il meglio possibile per le riunioni e per gli eventuali discorsi che deve fare. Il segretario particolare lavora in stretto legame con la segreteria, con l'assistente politico, con il portavoce del ministro, con la persona che gli scrive i discorsi e naturalmente con i consiglieri di alto livello nel ministero. Qui nella foto, infatti, si vede tutta la squadra allora che aiutava il ministro. E i segretari particolari, di cui ce ne sono sempre 2 per ogni ministro, si alternano ad accompagnare il ministro nei suoi viaggi. Qui poi vedete una foto di Timmermans in viaggio a Berlino con il sindaco di Berlino, stavano girando in bicicletta per la città di Berlino, una cosa che noi chiamiamo diplomazia in bicicletta. Ricordatevela un momento perché dopo ci tornerò sopra. Il ministro per l'Europa non si occupa solo delle relazioni dell'Olanda con l'Unione Europea, ma anche delle relazioni bilaterali tra l'Olanda e gli altri paesi dell'Unione. Inoltre, e di questo vi vorrei parlare un pochino più a largo, il ministro per l'Europa in quegli anni era anche incaricato della politica culturale internazionale, cioè degli scambi culturali tra paesi. È importante rendersi conto che la politica degli scambi culturali tra paesi ha una funzione essenziale di base per mantenere le comunicazioni e i rapporti anche in momenti di crisi o tensioni per motivi politici e economici. Per illustrare questo, vi vorrei portare come esempio un episodio che avvenne nel 2009 a New York in occasione dei festeggiamenti della scoperta di Manhattan 400 anni prima. Io nel 2009 non lavoravo più a New York, ma mi faceva ovviamente molto piacere poter assistere ai festeggiamenti nel mio ruolo di segretario del ministro Timmermans. Di nuovo, questo legame storico tra i due paesi e tra la nuova terra e la vecchia Olanda serviva per rafforzare il legame che ancora oggi c'è tra New York e l'Olanda e per facilitare i contatti economici, politici e culturali. Qui vedete sulle sponde del famoso fiume Hudson a New York, che porta il nome dell'uomo che lo scoprì nel 1609, vedete Hillary Clinton, allora senatore dello Stato di New York, il sindaco di New York in mezzo lì, Mike Bloomberg, a salutare insieme allora principe Guglielmo Alessandro d'Olanda e la moglie, la principessa Maxima, salutavano una flottiglia di navi e di battelli per festeggiare il 400° compleanno della città di New York e dell'amicizia tra New York e l'Olanda. Le altre foto mostrano alcuni dei momenti di questa celebrazione. Si vede un incontro del cantante Lou Reed con il ministro che ha fatto un concerto sul Carillon di una cattedrale del nord di Manhattan, e si vedono vari festival di spettacolo e teatro olandese, scambi letterari, mostre storiche, mostre di arte contemporanea, eccetera. C'era una sequenza enorme di eventi. Qui, forse non riuscite a vedere, il principe e la principessa pronti per partire per una gita in bici. Di nuovo, ricordatevi la bici. Come detto, un diplomatico passa da un incarico al prossimo. Infatti, e qui passiamo al quarto mio punto, quando nel 2011 il ministero mi mandò a Zagabria, in Croazia, non ero solo felice per poter passare alcuni anni un pochino più vicino all'Italia e di abitare vicino a un mare che supera d'estate anche i 16 gradi di calore, ma dal lato del lavoro questo periodo
periodo particolare in Croazia mi avrebbe permesso di osservare da vicino il processo che si svolge quando un paese sta per entrare nell'Unione Europea. Infatti, dal 2005 la Croazia era stata in fase di negoziati per aderire all'Unione e nel 2011 il Consiglio dell'Unione Europea a Bruxelles aveva appena deciso, poco prima che io stavo per arrivare, che la Croazia in linea di principio era pronta ad entrare nell'Unione, però con la clausola che durante i prossimi 2 anni, cioè fino al 2013, avrebbe dovuto raggiungere ancora diversi obiettivi. Non vi annoierò con troppi dettagli tecnici su cosa ci vuole per un paese per entrare nell'Unione, ma però per adesso basti ricordare che non è un'operazione semplice, più facile esserci dall'inizio, diciamo. Una volta che un paese viene considerato pronto per entrare nella procedura dell'adesione, e cioè è ufficialmente candidato, cominciano le trattative. In genere ci vogliono poi ancora 8 o 10 anni per completarle queste trattative. E si suddividono esse in 35 cosiddetti capitoli dell'acquis europeo, cioè delle regole e delle leggi in comune dell'Unione Europea che il paese in fase di adesione deve raggiungere, deve aggiustare o aggiornare per essere alla pari con gli altri paesi. Alcune di queste regole riguardano per esempio il mercato di lavoro, l'agricoltura, eccetera. Nel caso della Croazia, i capitoli più complicati da negoziare riguardavano la privatizzazione delle grandi imprese dello Stato, e in particolare i cantieri navali di Rijeka e Spalato, poi la rule of law, cioè la norma di legge, e l'ultimo capitolo era sui diritti umani. Ora arrivo al ruolo dell'ambasciata olandese e del mio in questo contesto. La posizione olandese sull'adesione della Croazia si caratterizzava come critica e costruttiva nello stesso tempo. All'ambasciata monitoravamo i progressi dello Stato croato e allo stesso momento aiutavamo a raggiungere quegli obiettivi, come fanno anche altri paesi, identificando per esempio degli specialisti, nel nostro caso olandesi, che potevano aiutare con aggiornare queste leggi o i regolamenti. In questo processo di tanti anni non è stato solo l'ambasciata ad osservare criticamente il processo croato, ma sono anche venute delle commissioni parlamentari e del Senato a fare le loro indagini. Vedete qui sopra una foto un po' buia della visita della commissione parlamentare d'Olanda al Parlamento croato e la visita del Presidente del Senato, il signore in mezzo, con a sinistra il Presidente della Repubblica Croata, allora, Josipovic, a destra l'ambasciatrice, e a destra ancora sono io, e a sinistra il segretario particolare del Presidente del Senato olandese. Un altro momento è venuto il Ministro degli Esteri, Rosenthal, qui dietro, a parlare con la sua collega croata Vesna Pusic. E qui a destra vedete la sera prima dell'entrata, la notte veramente dell'entrata nell'Unione della Croazia, ed è stato per me veramente un momento unico e una grande esperienza da ricordare quando in quella notte la Croazia finalmente è entrata in Europa. Allora eravamo ancora molto felici di aggiungere un altro paese all'Europa, intanto i tempi sono un po' cambiati. Un soggetto di tipo un pochino più leggero, ma sempre con un messaggio di base costruttivo di cui vi vorrei parlare e su cui abbiamo lavorato all'ambasciata di Zagabria, è la bike diplomacy, cioè la diplomazia delle biciclette. L'Olanda, come sapete, è conosciuta come paese delle biciclette, infatti mi fa essere felice che qui ci sono più olandesi che solo i miei stretti familiari che possono parlare di esperienza delle biciclette in Olanda. Ogni olandese possiede almeno una bici, spesso anche più di una. Gran parte del traffico mattutino si viene fatto in bicicletta
per andare al lavoro, per andare a scuola, e si impara ad andare in bicicletta all'età già di 3 o 4 anni e navigare il traffico tutti i giorni. La bicicletta viene considerata un mezzo ottimo per le condizioni fisiche, ma anche per l'ambiente. Non per caso in Olanda c'è persino una cattedra universitaria per le scienze della bicicletta. Molte ambasciate olandesi hanno capito quanto potesse essere interessante questo fenomeno tipicamente olandese e gli ultimi anni si sono dati da fare con la bike diplomacy, facendo conoscere a gente di tanti paesi diversi i vantaggi del muoversi in bici. Si aiuta a migliorare il clima, si risolvono i problemi di circolazione del traffico e naturalmente fa bene per la salute generale. Non è solo altruismo o public diplomacy, cioè la diplomazia orientata verso il pubblico generale, che porta le ambasciate a promuovere il biciclettismo. C'è anche un importante aspetto economico, perché l'Olanda, come si sa, non solo è un grande produttore e esportatore di biciclette, ma si sono stabilite negli ultimi anni tante aziende e imprese di consulenti del biciclettismo. Questi possono dare consigli alle città del mondo su come creare dei parcheggi per le biciclette, facilitare le corsie per le bici, adattare il traffico in generale per permettere le biciclette e in modo anche più generale come stimolare una cultura dell'uso della bicicletta e promuovere il cicloturismo, il turismo girando in bici. È per questo che molte ambasciate organizzano eventi del tipo Orange Bike Ride, giro in bicicletta in arancione, o dei festival o manifestazioni dedicate alle biciclette nelle città interessate a promuovere il biciclettismo. Infatti, proprio l'ambasciata, i miei colleghi a Roma, l'ambasciata olandese, questa mattina alle 9:20 è partita con una ciclopasseggiata chiamata la pedalata arancione. E l'ambasciata di Zagreb progetta un'altra Orange Bike Ride per sabato prossimo. E questi sono solo due esempi, però sono sicura che adesso con il tempo più bello ce ne saranno di più di questi giri in bicicletta. L'arancione, che vedete qui in tanti colori, in tante versioni, ovviamente per chi è appassionato del calcio è noto come il colore nazionale dell'Olanda. Vi faccio, tra l'altro, ricordare anche alcune immagini che abbiamo visto prima, del ministro in bici con il sindaco di Berlino, dei principi d'Olanda pronti a salire in bici a New York, e anche a Zagabria ne organizzammo diverse di Orange Bike Ride, obbligando in questo modo persino il sindaco di Zagabria a montare per la prima volta sulla bici. Con poco successo, devo essere onesta, ci mancava poco che non cadesse. Però l'ha fatto, un pochino. Io ovviamente non so se sia dovuto a questi sforzi dell'ambasciata, spero naturalmente di sì, ma Zagabria, città parzialmente in pianura e perciò molto adatta a girare in bici, dove nel 2011, e si ricorderanno i miei figli, era piuttosto pericoloso girare in bici, nel giro di pochi anni sono aumentate di molto le corsie per le bici, anche se qualche volta terminano in un punto in mezzo all'incrocio, un po' alla volta ci arriviamo. La città ha introdotto un sistema di bici pubbliche e in generale si vede molto più gente usare la bicicletta per il trasporto quotidiano, anche portando dei bambini a scuola in bicicletta. L'ultimo e più recente aspetto della mia carriera, di cui vi voglio fare qualche cenno, è il mio lavoro per la Regina d'Olanda. Questo è tra l'altro molto simile al lavoro di un segretario particolare di un ministro. Per motivi di tempo mi dovrò oggi limitare ad uno degli elementi più particolari del mio lavoro, del mio incarico attuale, e vi parlerò di un ruolo speciale che ha la regina accanto alle sue responsabilità come regina d'Olanda, le sue responsabilità più tradizionali, diciamo. Allora, devo dare un pochino di cenno storico per ricordarvi che suo marito, il re Guglielmo Alessandro, ascese al trono nel 2013, in sostanza pochi mesi prima che la Croazia entrasse nell'Unione Europea. In quel momento lui e sua moglie, da principe e principessa, divennero re e regina d'Olanda. La principessa Maxima
cioè ancora prima del 2013, nel 2009 ebbe l'incarico del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, di consulente speciale per l'inclusione finanziaria, cioè ebbe il compito di promuovere l'accesso universale agli strumenti finanziari. Un termine molto tecnico, però quello che si intende è di creare l'opportunità per tutti al mondo di avere un conto corrente in banca, un conto di risparmio, assicurazioni, pensioni e anche crediti. Essendosi laureata in economia e avendo lavorato per diverse grandi banche internazionali prima di diventare principessa, la regina Massima è in questo incarico porta conoscenza e esperienza tecnica insieme al suo essere regina. Come consulente speciale delle Nazioni Unite, aiuta governi, grandi imprese e organizzazioni internazionali dedicate all'inclusione finanziaria ad accrescere il numero di persone con accesso a strumenti finanziari. Il ragionamento è questo. Se una persona povera si tiene i suoi soldi in casa o sotto il materasso, corre diversi rischi, che vengano rubati, che li perda e soprattutto che li spenda troppo facilmente. Mentre un conto di risparmio può favorire la creazione di una base più stabile che protegga contro gli shock esterni. Nel caso, per esempio, di piccoli imprenditori o contadini, i soldi risparmiati servono a migliorare la loro impresa, per esempio comprando semi di più alta qualità o aggiungendo una mucca che dà latte. Per questo motivo il termine è inclusione finanziaria per lo sviluppo, perché è proprio questo miglioramento della vita dovuto all'inclusione nel mondo finanziario che è il vero scopo. Nel mondo in questo momento ci sono ancora 1,7 miliardi di persone che sono fuori del sistema finanziario, cioè che non hanno neanche un conto in banca. Molti di questi sono nei paesi di sviluppo, in Africa o in Asia, ma anche nelle grandi economie come la Cina e l'India e persino nell'Unione Europea, in paesi come i nostri. Nel giro degli ultimi 6 anni questa cifra si è abbassata già da 2 miliardi e mezzo agli attuali 1,7 miliardi, ma c'è ancora molto da fare. Particolare attenzione va data a 3 categorie, le donne, i contadini e le piccole imprese. Per esempio, molto meno donne hanno accesso a mezzi finanziari degli uomini. In certi paesi, come il Pakistan per esempio, la percentuale di donne con accesso a un conto bancario non supera neanche il 10%. La regina Massima, nel suo incarico per le Nazioni Unite, lavora con paesi in cui c'è ancora molta questa gente esclusa dal sistema finanziario. Per esempio, l'anno scorso ha fatto dei viaggi in Nigeria e in Indonesia per discutere con il governo, cioè col presidente o il vicepresidente, con il ministro delle finanze, con il governatore della banca centrale, su quale misure prendere. Lo stesso lo fa anche con le compagnie telefoniche, perché anche con il telefonino cellulare oggigiorno si possono trasferire e risparmiare soldi. Parla con le banche più importanti dei paesi e anche con le maggiori organizzazioni di sviluppo che sono attivi nella regione, perché questi sono i suoi partner, come diciamo, a eseguire il suo ruolo. È importantissimo coinvolgere tutti questi, governo, settore privato e organizzazioni internazionali, per avere il loro sostegno a arrivare a molto meno persone che non sono connessi al sistema bancario. Qui vedete alcune di queste riunioni con per esempio il settore privato qua sopra, anche a destra, una riunione con il governatore della Banca Centrale della Nigeria l'anno scorso, questo è un incontro con la stampa olandese dove spiegava i risultati del suo viaggio, in questo caso a Washington, e qui a sinistra un incontro sul palcoscenico con il
presidente della Banca Mondiale, Jim Kim, giusto questo mese fa. È stato essenziale, torniamo un attimo alla scheda precedente, essenziale però in questo contesto per la regina è anche di fare delle visite di lavoro per incontrare la gente di cui proprio si tratta. Qui vedete alcune foto di questi incontri. Fra questi, per esempio, c'è il contadino che deve camminare per un'intera giornata per depositare i suoi soldi in una sede di banca, perdendo perciò 2 giorni di lavoro e quindi di entrate. Per risolvere questo basterebbe per lui che il negozietto di alimentari nel suo paesino, nel suo villaggio, venisse abilitato come agente bancario. Cioè significa che le leggi che regolano la gestione delle banche devono essere aggiustate per includere anche questi agenti non bancari. E per questo si parla non solo col contadino, però la regina parla anche con il governatore della banca centrale, il ministro delle finanze. Un altro esempio di piccoli cambiamenti che possono avere un notevole effetto si è visto nel Bangladesh, dove la regina, nelle famose fabbriche di abbigliamento che conosciamo tutti, ha incontrato delle lavoratrici che prima ricevevano lo stipendio settimanale in contanti. Queste signore rischiavano, tornando a casa, di incontrare un rapinatore e perdere tutto. Qualche volta bastava anche solo incontrare il marito che stava andando al bar. E in alcune fabbriche è stato introdotto un sistema da alcuni datori di lavoro che invece di contanti mandavano i soldi, lo stipendio sul telefonino via SMS. Molto più sicuro e permette alle donne di risparmiare o di spendere i soldi per la famiglia o di mandare i figli a scuola. Questo ve lo racconto tutto per presentarvi un pochino un'immagine della materia dell'inclusione finanziaria e delle attività della Regina Massima come consulente speciale delle Nazioni Unite. Il mio compito in questo contesto è di assistere alla regina, cioè di preparare e organizzare questi viaggi e gli incontri di tutti i livelli, sia del contadino che con il governatore della banca centrale, di coordinare e di assicurare che lei possa svolgere il suo ruolo nel miglior modo possibile. Infatti avrete notato che io in molte di queste foto non ci sono, semplicemente perché le ho fatte io. Ora di concludere. Spero di avervi dato un'idea della mia piccola valigia diplomatica, delle mie esperienze di lavoro e soprattutto delle diversità che ci sono fra un incarico e l'altro. In meno di un ventennio, tra molte altre cose, ho avuto l'esperienza delle relazioni culturali come console a New York. C'è stata l'attività tipica diplomatica per le relazioni tra l'Olanda e altri paesi europei. C'è stato l'incarico di rappresentante diplomatico bilaterale come vice ambasciatore in Croazia e infine un lavoro globale nel quadro delle Nazioni Unite a seguito della regina d'Olanda. Insomma, ho voluto darvi un'impressione del mio lavoro da diplomatico. Un mestiere che, come ormai spero avrete capito, mi appassiona molto e perciò una valigia diplomatica che io mi porto dietro con molto piacere. Grazie. Sappiamo che l'Olanda ha il colore arancione e lì il tramonto, l'alba, la luce tira sull'arancione, cioè, chiedo. Qualche volta, come anche qualche volta ci sono, però bisogna essere in un posto dove si può vedere bene, dove c'è un po' di campagna, si può vedere un bel tramonto o una bella alba, no, tramonto più che altro direi arancione. Però il momento che si vede più arancione, devo dire, è la festa nazionale del giorno del re, che è appena stato il 27 aprile, quando tutto il paese veramente si veste di arancione, tutti i bambini, ma anche gli adulti, portano l'arancione, ci sono bandiere, il mondo diventa arancione in Olanda.
con persino le paste e le torte nelle pasticcerie che colorano di arancione. Quello è il vero arancione olandese. Perché ci ha aperto un sipario su un mondo che suppongo i più non conoscano, e quindi grazie di nuovo e soprattutto anche per essere stata di parola, perché spesso sì, vengo dicono, e poi dopo non si vedono più, diventano ciel di bosco. Lei invece è stata di parola e è tornata, quindi questo è suo. Grazie. E va, fermi tutti, prima di sciogliere l'assemblea vi volevo dire che il 3 giugno consegniamo la Long Door a un romagnolo che si è distinto nel mondo. Quest'anno tocca al nostro presidente Giuseppe Tonti. In più, comodati, il 3. In più verranno consegnati i premi Gino Vendemini a due studenti sevignanesi che si sono diplomati con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2016-2017. Non dovevo dare altre comunicazioni, per cui grazie della vostra attenzione e ci vediamo il 3 di giugno.